130.000 posti di lavoro a rischio, 25.000 imprese che rischiano il fallimento e, udite bene, 90.000 cantieri bloccati. Questa è la conseguenza diretta della scelta fatta dal governo Meloni di bloccare il superbonus 110% voluto, creato, realizzato dal Movimento 5 Stelle. Benvenuto in questo nuovo video di controinformazione che vuole affrontare un argomento molto importante e che sta a cuore a tantissime famiglie italiane, che è esattamente quello del superbonus. Si vuole addentrarsi per capire cosa fare per sbloccare i tanti cantieri bloccati dal centrodestra. I numeri che vi ho appena dato, dei 130.000 posti di lavoro a rischio, 25.000 imprese che rischiano fallimento e 90.000 cantieri bloccati, sì, è tutta una conseguenza delle scelte dei partiti, è inutile che me lo dite, del centrodestra, quelli che dicono di essere dalla parte delle imprese, di lasciarle stare, lasciarle operare e non ostacolarle, alla faccia di non volerle ostacolare. Sono numeri scritti nero su bianco, non da un politico avversario del centrodestra, ma da Union Camere, che è quell'ente, quell'associazione che comprende le imprese italiane e che sono loro a dire a gran voce che stanno fallendo e che stanno rischiando di perdere posti di lavoro. Ma vi dirò di più, che ci sono centinaia di migliaia di famiglie italiane che oggi hanno paura di non poter pagare i lavori fatti per la ristrutturazione edilizia delle proprie case, perché dall'altra parte ci sono le banche che gli dicono: non possiamo, per colpa del governo, prendervi i vostri crediti. E queste famiglie non hanno i soldi per poter pagare i lavori e non sono sufficientemente capienti per andare a fare la detrazione diretta nella loro dichiarazione di redditi. Quindi un disastro apocalittico. Dovete anche sapere che il volume d'affari creato dai bonus edilizi ammonta a 110 miliardi di euro, di cui 61, bene 61, solo per il super bonus. Avete capito quindi perché nel 2021 c'è stata in Italia una clamorosa ripresa economica, per cui siamo stati i primi per crescita economica, più 7% circa del PIL, e non si era mai vista l'Italia così forte nella crescita economica. Ed era una conseguenza diretta ed esclusiva di quei bonus edilizi che avevano le proprie fondamenta in scelte politiche fatte nel 2020, quando il Presidente del Consiglio era Giuseppe Conte e quando il Movimento 5 Stelle governava. Oggi abbiamo capito quindi i danni fatti dal centrodestra, ma dobbiamo anche dare delle soluzioni. E la soluzione c'è, ed è la stessa Union Camera a darle. Entrino in campo i presidenti di regione e acquisiscano i crediti incagliati dalle banche, che non stanno più dando soldi alle famiglie italiane che avevano attivato i bonus. Quindi andiamo a bussare alla porta ai presidenti delle nostre regioni. Andiamo a dire a quei signori, a quei partiti che governano la regione, e mi rivolgo non solo alle famiglie che hanno attivato i lavori nella propria casa, ma anche alle imprese che rischiano di fallire. Andate a dire loro di prendersi i crediti e di far ripartire i lavori, evitare di fallire le imprese, evitare di far fallire le famiglie italiane e di perdere decine di migliaia di posti di lavoro. Il colpevole lo sappiamo chi è, ha un nome e un cognome: Giorgia Meloni, che ha completato la distruzione del superbonus iniziata da Draghi nel governo precedente. Ma ci sono anche delle soluzioni che vanno assolutamente perseguite, ma dobbiamo farlo tutti, dobbiamo dirlo tutti e dobbiamo lottare tutti assieme. Siamo arrivati alla fine anche di questo nuovo video di controinformazione. Sono sicuro di averti fatto arrabbiare non poco, ma è giusto così, perché la verità è la cosa che conta, e solo quando conosci la verità, anche se sei incazzato o soprattutto se sei incazzato, puoi muoverti per risolvere i problemi e per trovare le soluzioni. Noi ci vediamo alla prossima, ma non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Ciao!